amici e cari amiche, buonasera. Ringrazio tutti per la partecipazione così numerosa. Voglio approfittarne per salutare il dottor Antonio Manzo, capo servizio interno ad esseri, inviato speciale del Mattino. Ma soprattutto un ringraziamento speciale va alla persona che ha reso possibile tutto ciò, il nostro candidato sindaco, il dottor Gerardo Rapi. Sono onorato di poter aprire questa campagna elettorale, convinto che sia solo l'inizio di una fantastica avventura che ci vedrà tutti protagonisti al fianco del dottor Rapi. Questo è un progetto che parte da lontano, una scelta studiata e meditata, che ha come unico interesse il nostro paese, Campania. Il candidato sindaco è l'incarnazione dei valori di onestà, disponibilità, lealtà e di volontà di reagire a chi per molti anni ha martoriato con scelte inopportune e inappropriate il nostro paese. Un professionista, un uomo serio, un uomo che vive il proprio paese, che conosce pregi e difetti di esso, che è parte integrante dell'ambiente in cui vivo, semplicemente una persona unica. Le sei liste che hanno scelto di sostenere il dottor Rago sono l'espressione di quella società civile che è stanca della solita politica vuota e sterile. La gente ha bisogno di concretezza, di certezze, di uomini che facciano da guida per un futuro migliore. E quella di stasera ne è la dimostrazione. Non voglio dilungarmi oltre, mi scuso con coloro che per questione di tempo non potranno avere la possibilità di intervenire, ma certamente non mancherà occasione. E quindi proseguiamo con la direzione dei lavori, presentando le liste e di conseguenza i candidati con i relativi interventi. Iniziamo subito, proprio per non togliere spazio all'intervento finale del nostro candidato sindaco, con la lista insieme con Gerardo Rago. Al capolista Guarnieri Gelsomino. Caforo Gerardo. Caponigro Walter. Cupicciotti Bruno. Alessandro Michela. Di Simone Giovanna. Elefante Antonio. Facenda Giancarlo. Pezza Lucia. Donnella Emiliano Roberto. Grillo Francesca. Aratea Immacolata. Marzullo Mirko. Raimoni Antonio. Pera Serafina. E Trotta Liberale. Buonasera, non sono qui stasera per modo di dire per riparare ad un grosso errore politico che ho commesso durante la mia attività, errore che spesse volte il nostro amico Mimmo Cupicciotti non mi perdona, ma avremo modo per parlarne. Stasera è una giornata di festa, non sono neanche qui, come qualche amico mi ricordava, per ringraziare Gerardo Rago, quando nel 1990, con il suo voto, e non solo con il suo voto, contribuì alla mia elezione di sindaco della città di Campania.
uno dei motivi per cui qui stasera sono insieme a voi a sostenere Gerardo Rado e per il degrado che in questi ultimi tempi ha raggiunto la nostra città sotto l'aspetto sociale, culturale e politico. Avremo tempo di parlare anche di questo. Questa sera dobbiamo ripartire, ripartire per il prossimo sindaco della nostra città, ripartire con Gerardo Rado. Perché sono qui stasera? Forse il caso, il destino. Ci siamo incontrati qualche mese fa, io e Gerardo Rado, il quale mi dice: sono 40 anni che stiamo contro, io democristiano e tu socialista, facciamo qualcosa insieme, abbiamo ancora un po' di tempo per dare il nostro contributo. E continua dicendomi: noi, se dovessimo vincere, e vinceremo, caro sindaco, arriveremo alla fine della legislatura ad avere 70 anni. Io, per la verità, qualcuno in meno. E a quel punto mi dice: non ci resta altro che un paio di pantofole. E io gli rispondo: guarda che già adesso ci stanno a pennello. Abbiamo fatto, ci siamo rivisti, abbiamo parlato, abbiamo fatto il percorso della nostra storia politica e ci siamo trovati uniti sulla stessa strada. Noi siamo quelle poche persone che per 40 anni hanno fatto politica, l'hanno fatto per gli altri, l'hanno fatto per la nostra città. Non l'abbiamo fatto né per noi e né per la nostra famiglia. Noi dobbiamo essere orgogliosi di portare avanti la candidatura di Gerardo Rado facendo questo il cavallo di battaglia. Noi siamo stati e siamo a servizio della politica. L'altra faccia dice: la politica ha servito noi. Questa non ci appartiene, non dobbiamo mai dirla, cammina da solo. Noi dobbiamo dire solo chi è Gerardo Rado. Guardando indietro devo dire che c'è un'altra persona che porta lo stesso nome e cognome, è una persona che solo fisicamente non è presente qui in mezzo a noi. Sarebbe un grosso errore che non mi perdonerei se non lo nominasse, sarebbe una cosa imperdonabile, perderei la mia dignità di uomo. Il mio vice sindaco Gregorio D'Ambrosio. Ancora no a Gerardo Rado. Gli anni, pensiamo un po' alla famiglia, ma quando mi ha detto l'altro motivo ho detto sì senza rispondere. Quando mi ha detto: noi abbiamo un dovere morale verso questi giovani, noi abbiamo il compito di prepararli perché sono loro che domani dovranno affrontare i vari problemi che saranno sottoposti dalla nostra città. Sono loro a prendere il testimone, sono loro che dovranno, siete voi che dovete tenere alto la città di campagna. Voi siete il futuro. Noi durante questo percorso abbiamo fatto
abbiamo fatto delle considerazioni. Non è facile, cari ragazzi, è difficilissimo. A volte vengono meno anche i rapporti più affettuosi, più cari, familiari, ma dal vostro entusiasmo deduco che ce la farete. E con il cuore vi faccio gli auguri affinché un giorno possiate dire siamo andati oltre coloro i quali sono stati il nostro esempio. Durante questi inizi di campagna elettorale ho fatto una riflessione che sottopongo a tutti voi, meno giovani, giovani, giovanissimi. Non sono pessimista, ma io devo dirvi che non abbiamo ancora vinto. Auguri di buon lavoro. Ringraziamo e procediamo chiamando Emiliano Connella al tavolo. Sì. Tutti così numerosi, siete bellissimi, siete veramente bellissimi. Dirò poche cose, non voglio rubare tempo agli altri, soprattutto non vorrei sottrarre tempo dovuto al candidato sindaco. Mi farò garante delle istituzioni, come ho sempre fatto finora, per garantire tutti e soprattutto chi ha più bisogno. Questo luogo comune deve finire di aiutare, di garantire sempre chi è amico di. Con me non esiste, e l'ho già dimostrato da assessore alle politiche sociali e ricoprendo anche altre cariche. L'alleanza e soprattutto la stima con il dottore Lago parte da lontano, soprattutto magari con la mia famiglia, ma già da un anno in provincia noi due rappresentanti di istituzioni, lui da consigliere provinciale e io da rappresentante del consorzio idrico provinciale, abbiamo condiviso progetti per garantire soprattutto la nostra città. La nostra città bellissima che va onorata in tutti i modi. Noi faremo di tutto per portare il nome di Campagna non solo nella provincia di Salerno, ma soprattutto a livello regionale, perché no, a livello nazionale. Abbiamo delle risorse artistiche, paesaggistiche che vanno valorizzate. Non mi soffermerò ovviamente ad elencarle tutte perché, come ho detto prima, non voglio dilungarmi. L'esempio lampante di questa costruzione di coalizione e dietro le mie spalle sono tutti giovani, la maggior parte sono giovani, i meno giovani hanno l'esperienza giusta per aiutarci insieme al dottore Lago in un programma, in un processo che ci porterà ad essere in questa città futuro classe dirigente e politica di questa città, della prossima amministrazione. Quindi insieme al dottore Lago, che io ringrazio pubblicamente, faremo tutto questo. Dottore, io ti ringrazio, voglio passare la parola agli altri perché non mi sembra giusto ovviamente insomma continuare così. In bocca al lupo e mettetela a tutti, ragazzi. Sono Emiliano Connella e adesso un saluto da parte di Gerardo Cafaro. Buonasera a tutti. Innanzitutto è doveroso un saluto a tutti i presenti. Sono davvero felice ed emozionato da come si sente. Mi presento, sono Gerardo Cafaro, 22 anni, frequento la facoltà di economia aziendale presso l'Università di Napoli. Dal gennaio del 2010 sono iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti e da circa 7 anni professo la professione di fotoreporter. Sono candidato nella lista insieme con Rago, sindaco. Purtroppo per qualcuno la nostra campagna elettorale non sarà basata né su promesse astratte né su promesse elefantiache che non possiamo mantenere, che il giorno dopo spariscono purtroppo. Quindi non ci saranno promesse né proclami. Caro dottore Rago e cari presenti, io credo che sia meglio essere sconfitti per un principio che vincere per una bugia.
Purtroppo nessuno ha in mano la formula magica per risolvere tutti i problemi. Forse Einstein, però è morto. Ciò che esiste però è una città che è piena di energia, piena di risorse, piena di capacità e piena di idee. Sarebbe inutile proporre una nuova ricetta che proviene dall'alto. I cittadini di campagna sono ormai esausti. Una società che non sa dare spazio ai giovani non ha speranze di crescita, di innovazione e di rinnovamento. Io non voglio passare il resto della mia vita a vendere acqua zuccherata. Voglio avere anch'io una chance. Ringrazio vivamente il dottore Rago per aver dato a me e a tanti altri giovani l'opportunità di avere una piccola voce in capitolo. Il nostro candidato a sindaco è una persona straordinaria, di grande livello umano e culturale, con un cuore immenso, atto ad ospitare l'intera città di Campania. È un uomo speciale, mi dovete credere. Il nostro obiettivo è quello di far brillare la città di Campania di luce propria. Siamo stanchi di vivere nell'ombra. Per essere considerati abili amministratori non basta avere il cavallo bianco di Napoleone. È necessario credere nelle idee che diventano azioni. La nostra idea per la città di Campania è Gerardo Rago sindaco. Cito un aforisma di un famoso poeta statunitense. Se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale nulla lui. Noi lottiamo fino alla fine per Gerardo Rago, sindaco di Campania. Grazie a tutti. Con Gerardo Cafaro e chiamiamo al tavolo Maria Teresa. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie per essere qui così numerosi. Mi presento per chi non mi conosce. Mi chiamo Immacolata Maratea, vivo a Camaldoli, sono una mamma a tempo pieno di due bimbi meravigliosi, di Vito, di 3 anni, e Giada, 6 anni. Sono candidata nella lista insieme con Rago, la lista numero 1, con il cuore con l'infinito, perché anche per me l'amore per la mia città è grande e infinito. Sono una dottoressa in scienze politiche, sono portavoce dell'Associazione Atletica Camaldolese. Vorrei cogliere l'occasione per parlare di questa associazione che ogni giorno incontra tantissime difficoltà nel poter andare avanti, e in particolare del fatto che a Campania, come potete notare, non esiste una struttura che permetta agli atleti di poter frequentare liberamente questo sport, farlo in maniera sicura, ma sono costretti tutti a farlo sulla strada, quindi con il rischio, insomma, delle macchine. E anche i campi sportivi che abbiamo a Campania sono, come sappiamo, in una condizione di degrado, non possono gli atleti, insomma, andare lì, ma costretti quindi a farlo sulla strada, a lavorare, cioè ad allenarsi sulla strada. Quindi chiediamo alla futura amministrazione comunale un'eventuale pista, anche di 150 metri a forma di anello, con manto erboso e con degli spogliatoi, uno spogliatoio con una fontana, per dare anche all'atletica un ruolo importante nella nostra città di Campania. Credo che non sia giusto che solo le scuole calcio hanno i finanziamenti. Purtroppo questa associazione si trova in difficoltà perché i genitori non mandano i bambini, gli adolescenti, ad allenarsi sulla strada proprio perché le condizioni sono poco sicure. Quindi ci troviamo in una situazione in cui non abbiamo né finanziamenti né giovani iscritti. Quindi sarebbe giusto, insomma, dare la giusta importanza anche a questo tipo di sport. Poi vorrei ribadire anche un altro concetto molto importante che per me è molto chiaro, però andando un po' in giro parlando un po' con la gente sembra un po' vacillare, cioè il fatto che negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, vorrei dire, in particolare nelle zone alte,
io noto, ho notato un forte aumento di, un massiccio aumento di lampioni pubblici. Quindi questo il dottore lo sa che mi ha fatto molto arrabbiare, e questo aumento di lampioni pubblici ha fatto in modo che per me è molto chiaro che questo serve a garantire la sicurezza pubblica, quindi una strada di campagna illuminata, un centro abitato illuminato, servono a garantire la sicurezza pubblica ed è un diritto sancito dalla nostra Costituzione. E quindi non deve passare assolutamente tutto questo per un piacere fatto dal politico di turno per poter avere poi un riscontro elettorale. E quindi ma è semplicemente un consolidamento di un diritto. Sono sicura, sono certa che il dottore Gerardo Rago, con la sua esperienza, con la sua pazienza, con la sua professionalità, ci può sicuramente far superare questa situazione di degrado in cui la nostra città si trova. Grazie. E facciamo un altro applauso alla lista insieme con Rago. Passiamo alla seconda lista, Movimento Civica Espressione. Musillo Antonio. Cavallo Leonina. Cricchio Marina. D'Alessandro Liberato. D'Ambrosio Fabio. De Santis Giancarlo. Fasano Liberato. Maiorello Gerardo. Manna Deborah. Martuscello Maria, Moscato Vita, Berna Giuseppe, Piemonte Pino, Salito Gelsomino, Matteo Giovanni. Chiamiamo quindi al tavolo per un intervento Gelsomino Salito. Tutti, sono Gelsomino Salito e come molti di voi sanno lavoro presso l'Istituto Palatucci di Campania. Mi trovo qui ad affiancare il nostro candidato a sindaco, Gerardo Rago, perché è legato da una profonda e duratura amicizia e soprattutto perché credo che in questo momento Campania, la nostra città, abbia bisogno di lui, perché è l'unico che per l'amore che nutre e ha sempre nutrito per Campania e i suoi cittadini tutti, può far ritornare Campania città, come lo era una volta, portando in essa tutti i servizi che gli sono stati carpiti dalla mala politica. Campania merita di essere punto di riferimento per tutti i paesi limitrofi e non, al centro di un turismo che la valorizzi in tutte le sue sfaccettature culturali e paesaggistiche. Il nostro credo deve far capo al concetto di famiglia, come ben evidenziato nello stemma della lista che rappresento, Movimento Civica Espressione, in termini di compattezza e di comunità di intenti. È superfluo star qui ad evidenziare i nostri obiettivi, basta leggere con oculatezza il nostro programma. C'è tanto da lavorare, viste le innumerevoli opere rimaste incompiute sul nostro territorio. Per quanto mi compete, farò del mio meglio per mettere a disposizione del sociale le competenze acquisite nella mia lunga vita amministrativa. Un in bocca al lupo a tutti e viva Campania e viva Campania! Con Piemonte Pino mi chiedo gentilmente di fare interventi brevi. Tutti vi ringrazio per la vostra presenza, mi emozionate e mi incoraggiate prima di tutto. Candidato nella lista Civica Espressione, sono Giuseppe Piemonte, anche se quasi tutti mi conoscono come Pino Piemonte. Io sono candidato con il dottore Rago perché credo in lui fin dall'età di 15 anni, ne ho 37 tra poco. Ho iniziato a fare politica con lui e spero di finire
di fare politica, continuare poi a finire nel senso di portare avanti questi ideali che io credo siamo legati prima di tutto non tanto quanto un discorso di amicizia, di affetto, ma quanto per un discorso di ideali politici che io credo ancora, democristiani. Io sono qui perché voglio dire al dottore Rago di riprendere quell'interruzione che c'è stata di governo amministrativo del 1998, perché Campagna è morta da 15 anni e precisamente dal 1998. Questi signori che ci hanno governato fino adesso hanno iniziato per i primi anni a godere di cose progettate e programmate dal dottore Rago, questo lo dovete sapere. Io ero presente, anche se molto giovane, e questo lo so. Hanno fatto con mediocrità poche opere pubbliche, solo con una opera pubblica ci sono riusciti alla perfezione, con la discarica di Basso dell'Olmo. È stata l'unica opera pubblica che ha funzionato bene. L'unica opera pubblica che sono stati in grado di fare solo perché hanno avuto sempre politicamente dei padroni che gli hanno imposto di fare e dire delle cose. Gerardo Rago nell'anno 96-97 ci fu un'altra crisi a Campagna per il discorso delle discariche. Noi avevamo il governo di città, dico noi perché mi sentivo parte integrante anche se indirettamente, e alla regione avevamo il presidente Rastrelli, controparte, eravamo avversari politici. Questo ci ha dimostrato, e noi vincemmo quella battaglia a Puglietta perché doveva ritornare di nuovo la spazzatura alle cave di Puglietta. Noi vincemmo quella battaglia proprio perché non avevamo padroni, abbiamo lottato per il bene della città e per voi tutti. Quindi sono candidato con il dottor Gerardo Rago per mettere a disposizione sua, se mi date la possibilità e mi voterete, la mia umiltà, la mia coerenza politica e l'amore per Campagna che ha tanto bisogno di amore. E io vi chiedo a voi tutti, ai nostri elettori, stasera andate a casa da domani, parlate e estendete queste cose che vi sto dicendo, incoraggiate agli indecisi e chi ancora non ha capito bene dall'altra parte che cosa c'ha. Noi non abbiamo padroni, noi non siamo qui perché abbiamo interessi, noi non abbiamo, l'unico interesse nostro è civico e comune ed è per voi. Grazie mille e forza Gerardo Rago, sindaco di Campagna. Sono davvero emozionata, scusate se faccio qualche casino. Allora, sono Moscato Vita e sono candidata nella lista civica espressione del candidato a sindaco dottor Gerardo Rago, perché credo nella partecipazione diretta dei cittadini, senza bandiere di partito o influenze esterne alla vita cittadina. Mi sono candidata perché condivido il modello di amministrazione del dottore Rago, chiaro, trasparente e condivisibile. Le nostre liste sono composte da persone diverse, come vedete, per cultura, per conoscenza e per età, ma tali diversità costituiscono la nostra vera ricchezza, perché proprio nelle diversità il confronto diventa cospicuo e i progetti elaborati saranno realmente a vantaggio di tutti i cittadini di Campagna. Amici, non vi lasciate ingannare dalle promesse affidate il vostro futuro a chi da sempre ha dato anima e cuore per Campagna e per la sua gente, il nostro candidato a sindaco, dottor Gerardo Rago. Siamo Vita Moscato e chiamiamo Mariorillo Gerardo, grazie. Grazie. Amiche ed amici, qualcuno si è girato per non guardare. Io voglio ringraziarvi della presenza, ma consentitemi, perché lo sento veramente. Vorrei che tutti noi, prima di entrare in campagna elettorale, potessimo fare
un applauso fortissimo indirizzato agli uomini delle forze dell'ordine che difendono continuamente la nostra nazione, il nostro territorio e che alcune volte vengono considerati bersagli innocenti da abbattere senza ragione. La nostra presenza qui e le nostre candidature sono nate prendendo spunto da un vecchio racconto che descriveva un incendio della foresta e tutti gli animali scappavano tutti nella stessa direzione, solo un colibrì, un uccellino piccolissimo, con una goccia d'acqua nel becco, volava nella direzione opposta. E tutti gli altri animali, il leone, la gazzella e gli altri, dicevano: ma cosa fai? Non vedi che la foresta sta bruciando? Torna indietro, dove vai? E il colibrì rispondeva: io voglio spegnere le fiamme. E allora noi siamo tanti piccoli colibrì. Noi abbiamo nel nostro becco una goccia perché vogliamo spegnere gli incendi che devastano questa città. Ecco il perché della nostra candidatura. L'amico Antonio Elefante qualche sera fa diceva: noi siamo una squadra, lo siamo adesso, lo saremo anche dopo, indipendentemente da come vanno le cose. Noi ci auguriamo che vadano bene. Noi non siamo soltanto una squadra, Antonio, noi siamo una squadra solida, con tanti elementi di spicco, sorretta da capacità, da buona volontà, da onestà e dalla forza generosa dei giovani e delle giovani che sono candidati con noi. E quindi noi siamo in grado, con questa squadra, di affrontare il domani, ma a differenza delle altre squadre noi abbiamo anche il top player, noi abbiamo la punta di diamante, noi abbiamo una persona che ha dimostrato con il suo impegno sociale, con la sua capacità, con la sua determinazione, con le sue caratteristiche umane e civili, di essere l'unico in grado di poter governare questa città. Ecco perché noi siamo qui al fianco di Gerardo Rani, che è riuscito a convincere anche me, che disertavo la politica da 18 anni, a fare qualcosa di utile per il paese. E ci siamo guardati in faccia, io prima ho rifiutato, anche perché ho qualche problemino di salute. Alla fine però ho detto: voglio essere uno dei colibrì. E io ricordo che anche un altro grande uomo, John Fitzgerald Kennedy, diceva: non chiedetevi che cosa l'America può fare per voi, ma chiedetevi che cosa voi potete fare per l'America. Noi ce lo siamo chiesti, noi abbiamo detto: dobbiamo scendere in campo perché c'è bisogno di noi, c'è bisogno di persone come me, come lui con i capelli grigi, c'è bisogno di altri come Emiliano e altri che hanno i capelli meno grigi, e c'è bisogno di altri ancora più giovani, perché noi siamo una squadra. E questa squadra può diventare una macchina da guerra, una macchina da guerra, perché ha tutte le caratteristiche per farlo. E allora io vorrei dire altre due piccole cose e poi mi fermo, perché la campagna elettorale inizia stasera ma proseguirà, ci vedremo ancora, avremo modo di scambiarci le idee. Vorrei dire due cose. Non so se voi avete cominciato a leggere il programma. Io
vorrei lanciare uno slogan che racchiude in una sola frase tutto ciò che è stato scritto in questo libretto: rendere vivibile il territorio. E poi sfido chiunque a dire che in questa frase non è contenuto l'ordine pubblico, non è contenuta la difesa del suolo, non è contenuto la lotta all'inquinamento, non è contenuto le risposte celere che una buona amministrazione deve saper dare ai cittadini che chiedono. Allora in questa frase c'è il rinnovamento, c'è quello che noi vogliamo per Campania, ma non lo vogliamo con le chiacchiere. Noi lo faremo con i fatti. Non promettiamo posti di lavoro, noi promettiamo impegno, promettiamo competenze, promettiamo possibilità di dialogo con tutti, senza tirarci indietro. Su ogni lembo del nostro territorio si sorge un problema, per affrontarlo e per poterlo risolvere. E poi, questo lo voglio dire a tutti i miei colleghi candidati, sentite, la campagna elettorale andrà avanti in questi giorni, si incattivirà sicuramente, noi non dobbiamo rispondere alle provocazioni. Noi dobbiamo ragionare sulle cose che vogliamo fare e per come le vogliamo fare, perché dobbiamo mettere alla base di tutte le nostre capacità e la nostra voglia di lavorare, oltre alle nostre competenze. Però devo dire qualcosa, perché c'è gente che va in giro a predicare il voto disgiunto. Che significa? Sì, ti do la preferenza, però accontento anche un altro votando il sindaco di un'altra lista. E allora questo noi dobbiamo impedirlo, dobbiamo rifiutarlo, perché a me potrebbe fare anche piacere ricevere 200 preferenze, e se poi il mio candidato a sindaco non dovesse risultare vincente, le mie 200 preferenze non contano niente. E allora io preferisco avere 30 preferenze, ma far vincere il mio candidato a sindaco. E allora io devo convincere. È vero che in alcune case è difficile, perché dice: io devo dare la preferenza, c'è mio nipote candidato con l'altro sindaco. Bene, se proprio non riusciamo a strapparlo un voto, noi diremo a quel signore: bene, vota tuo nipote, perché è giusto che tu dia la preferenza a tuo nipote, ma votami il mio sindaco. Questo dobbiamo fare, perché se Gerardo Rago ha avuto fiducia in noi, perché mettendoci nelle sue liste ha considerato che possiamo sicuramente essere utile al Paese, noi dobbiamo ricambiare la fiducia che lui ha avuto in noi. E dobbiamo dire: non votate per me, votate per Gerardo Rago, perché è l'unico che può salvare questa città. Grazie.